Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Eccoci qua nuovamente su Evolve, nuovamente in coop, nuovamente contro un mostro. Assaltatore mi è capitato, ok. E prendo Parnell, che è il tizio che ha usato Redez nello scorso gameplay. Bellissimo. Forza letale, dai. Allora, forza distruttiva più 5 aumento di danni. Io invece scelgo rigenerazione, re dei razzi è molto importante per star dietro al mostro. Sì. Però i danni diretti infliggono 9 danni al secondo per 3 secondi. Però costa troppissimo, no? Ah, con lei, con l'arma primaria devi premere continuamente, eh? Io ho preso lei proprio per capire la 3. Ma adesso quindi. Non la capirai. È passiva. Quindi non serve a niente premerla, forse? Eh sì, però perché cazzo la mettono sul 3? Ah, Sbranatore, Daisy è pronta a combattere. Usa il suo lanciafiamme per arrostire i mostri. Col 3 parte il lanciafiamme. Mai visto nessuna fiamma, non si è mai neanche consumato. Ah sì? Mai. Adesso lo proviamo. Scopriremo il perché. Comunque, tu chi sei? Parnell. Ah, quello che ho usato io prima. Vedrete quanto è figo utilizzare l'assaltatore in diretta. La cosa bella sono i razzi che ti fanno giocare anche un minimo di predizione. Anche se c'è poco da predire perché sono velocissimi. Arrivano al bersaglio molto in fretta. Sembrano dei normali proiettili in realtà. Yes, però tolgono un casino. E infatti l'assaltatore può ammazzare il mostro, o perlomeno gli ultimi 2-3 stadi del mostro di vita, diciamo, del mostro. Li può togliere di mezzo utilizzando i razzi, praticamente. Ok, si parte nuovamente sul WoW. Allora, la prima volta di Redez su Maggie. Yeah, con Maggie, sì. Probabilmente l'ho provato quando l'abbiamo acquistato un anno or sono. Non so se ci fosse già Maggie all'epoca. Io comunque Parnell l'ho usato ieri, una volta sola, ma mi è piaciuto molto. Avrei comunque molta paura ad avere un cane con tutti quei denti e così grosso. È molto grosso, sì. È un cagnottone pesante. La cosa bella di Parnell, a parte una specie di di super guarigione, corazza, come la vogliamo chiamare, la quarta. Sinistro, okay, via, vabbè. Si parte. Mi pare giusto. Redez ci guida verso il bestio. Io vengo con te perché così. Dov'è Daisy? Tutto ciò, Daisy. È rimasta bloccata Daisy. In effetti non funziona una sega. Oh, e vedi, ti dicevo, è incomprensibile quella meccanica di gioco. Ok, andiamo. Io ho il lanciafiamme. Ah, è un lanciafiamme potenziato, tipo. Figo. Oh, c'è il mostro. Oh, lo trappo. Ma Daisy, dove cacchio va? T'ho detto, è in... Ma siamo solo io e te. Siamo in due, allora forse è divertente adesso. Non lo so se è divertente, il mostro da solo ci inchia... Ah no, ci stanno pure gli altri, sono arrivati. Non li vedevo. Pilotati molto probabilmente dalla I. No, il 3 è bloccato, fondamentalmente. A meno che non ci debba andare questo adesso sopra. Vicino a Daisy si sta facendo i cazzi suoi in una maniera meravigliosa. Sta facendo veramente i fatti suoi, il 3 non serve a niente. Ah ok, c'ho degli arpioni che tipo bloccano il mostro. Se lo portate in mezzo dove pianto gli arpioni. Già gli stiamo facendo male al cane. Io ho fatto l'eroica qua. Vabbè, si è visto, insomma, abbiamo già tolto di mezzo tutta l'armatura, grandioso. Madonna! Allora, io ho gli arpioni dinamici, questi qua incaprettano il mostro fondamentalmente. Io ho finito il jetpack in una maniera vergognosa, purtroppo. Eccolo. Allora, provo a usare quell'arpione lì, ma non serve a niente. Sai che non so dove devo guardare la mia energia? A sinistra. Quando c'è. Quando c'è, lì è piena, quando non c'è. Anch'io ci ho messo un po' per capirlo, quindi... La sensazione è proprio quella. Bravo. Ok. Faccio vedere il mostro. È dritto a noi. Non lo vedo. Tu dove sei? Vieni qua che forse lo prendo di fronte. Ci sei? E infatti... Ah, peccato.
È scappato. Se fosse venuto da quella parte, dalla distanza si faceva colpire. Guardalo, lezzo. Tu devi accelerare. Devi accelerare fortissimamente. Ma finisco il jetpack, che mi dovevo mettere forse signore dei razzi. Quel fatto lì del jetpack è molto utile. Prova a vedere dove si trova. Ecco. Ma non è lui questo? No, quello è un altro. No, è dietro di noi. Oh! È dietro di noi. Ci stava inchiappettando da dietro. Ma mo si fa aiutare da st'altro cazzo fa. Ma è più grosso addirittura quello. Aia, sta menando fortissimamente. No! Vieni, vieni, vieni. Ma io con la mia arma veramente non gli tolgo niente. Che cazzo è andato? Giù nel crepaccio. È risalito. Aia. Ma mi ha levato un botto. Vedi la differenza tra la I e i personaggi normali? Che il personaggio si accanisce contro di uno finché non lo stende. Invece lui dà danno diffuso, quindi alla fine nessuno muore. È vero. Niente, è scappato come un balordo. Ma quanto... vabbè, però dai, l'abbiamo... Non lo facciamo mangiare. Quello se prende... Eccola, l'ha preso. No, mo gli rompo. Mo ci abbiamo danni per due, quindi mo dobbiamo tirare le botte tatta. C'è qualcuno che c'ha dei potenziamenti che ogni tanto ci dà il danno per due. Missile lanciato. Dove è andato in tutto ciò? Eccolo. Trovato. Io, madonna, quanto mi finisce in fretta il jetpack maledetto. Io davvero Daisy non ho capito a che serve. Col 3 il 3 non fa niente. Probabilmente il 3 è lo slot occupato da Daisy. Sì, ma eccolo. Wait for it. Quindi è praticamente un'abilità passiva della quale tra l'altro non si riesce a capire neanche. Pensavo che sparasse tipo lanciafiamme, invece non cazzo. Forse lo fa di sua spontanea volontà ogni tot. Non lo so. Questo farebbe di Daisy l'abilità più inutile. La faccia della terra. Comunque magari tra i nostri amici che ci stanno seguendo c'è qualcuno che sa risolvere questa strana equazione di nome Daisy. Ok, l'abbiamo trappato e adesso dobbiamo picchiarlo fortissimo. Ci abbiamo danni per due, quindi sei tu quello che deve dargli. Sì, ho fatto anche l'eroica, così magari delle mazzate fortissime. Ok, l'ho preso. Bravo. Con l'arpione che funziona da solo. Cioè tu lo pianti per terra e lui ogni tanto spara. Ma quindi l'eroica non è che moltiplica i danni, rende più veloce il fuoco. Sì, rende più veloce il fuoco. La velocità, la cadenza di fuoco, sì. Dai, che lo stiamo a segare. Buono. No, sta scappando. Merdo. Ok, le cure sono pronte. Guarda, il missile è tanto bello, tanto caro, perché... Oh no! Mi ha catturato questo, grazie. Lo sta mangiando, si sta recuperando la... No! Vedete ragazzi, il nostro primo gameplay è durato molto meno e il mostro è stato più collaborativo. Invece adesso si sta opponendo con forza. Sì, assolutamente. Signor Trapper, lanci un segnale di rilevamento. Appena pronto, sì. Te lo lancio volentieri, perché... sì, comunque ce l'abbiamo di fronte. Forse conviene assaltare da questa parte. Vengo con lei. Nella speranza che... Che faccia il giro? Sì. Niente, sta andando dall'altra parte. Vola, colomba bianca, vola. Oh, se chiamo lui. Ah! Ce l'ho davanti! Si è rigirato. Sì, ha fatto una convergenza. F.O. Ok. Mostro nella cupola.
Dai, forte, forte. Dai, l'ha incupolato. Che schifo di posto per combattere. Aia. Oh, mi sta menando fortissimo. Comunque, ottimo il medico che sta supportando alla grande, perché io mi ritrovo... Madonna, mi ritrovo l'energia a palla, non so manco io come. Dai, Daisy, fai qualche cazzo di cosa, Daisy. Daisy è la merda. Ah. Oh, grandioso. No. Ah, si stava trasformando, sembrava. Eh sì, però le ha prese forte. Va bene, signori, questo è un gioco che per il momento offre questo. Non abbiamo ancora combattuto contro un altro mostro, in effetti. Sempre Golia? Sì, in effetti sì, ma ripeto, non so perché il caccia è bloccato. Purtroppo caccia è bloccato, essendo bloccato caccia non possiamo fare granché.